Alessandro Cadao, quanto siete dispiaciuti, perché poi avete fatto una grande gara, avete tentato in tutti i modi di segnare, avete trovato un muro nel portiere della Gorga, la sfortuna quando avete preso il palo, di più non potevate fare perché avete giocato dal primo all'ultimo minuto e andate via dalla Nusei con due gol sul groppone. Sì, sono d'accordo, penso che il risultato sia immeritato per quello che si è fatto in 90 minuti. Rimane l'amarezza per una stagione veramente incredibile. Se penso ad agosto non ci credo, mi sembra un sogno, quindi niente. Tra l'altro voi per la Nusei avete iniziato la stagione in Coppa Italia. Immaginare un epilogo del genere, neanche il più pessimista, diciamo, poteva arrivarci. Sì, è stata una stagione a più riprese, è stata molto complicata, abbiamo cambiato tre mister, tanti giocatori, una stagione veramente, veramente complicata, veramente dura. Peccato, dispiace perché poi la gente di Nuoro vive di calcio e abbiamo visto i nostri tifosi molto molto amareggiati. Dispiace per noi, dispiace per tutti, per la società, però sono consapevole che, come anche hai detto tu e si è visto in campo, la squadra ha dato tutto, questa era la cosa più importante. Non è bastato, dispiace, niente, adesso ci sarà da lavorare e si vedrà. Tra l'altro oggi è stata una prova che conferma il vostro bel 2018, perché comunque 23 punti li avete fatti, una proiezione anche all'andata vi portava tranquillamente alla salvezza senza patemi. Troppo tardi la costruzione di questa squadra? Sì, si era iniziata ad agosto un po' in ritardo, ma comunque la squadra era stata fatta. Tanti problemi, si è cambiato il primo mister, si è cambiato il secondo, si è arrivati a dicembre che si è arrivato il mister Fraschetti, abbiamo trovato un po' una quadratura, un gruppo nuovo, ci è voluto un po' di tempo, si è arrivati un po' in ritardo, diciamo, però adesso purtroppo c'è da rammaricarsi, anche se, ripeto, oggi la squadra ha dato tutto. Tu, capitano di questa Nuorese, più di tutti ci tenevi a mantenerla in Serie D. Quali sono gli scenari? Sicuramente ci potrà essere una domanda di ripescaggio, ma se non ci fosse questo ripescaggio, si riparte in eccellenza, è difficile ritrovare l'entusiasmo. Sì, quando si retrocede non penso che sia facile ritrovare l'entusiasmo. Dispiace veramente tanto, dispiace per tutti, per la società che non merita assolutamente, per la sua storia, non merita, con tutto il rispetto, l'eccellenza, ma noi, io ho 4 anni che sono qua, 4 anni che giro l'Italia, penso che sia una delle piazze più importanti a livello nazionale per la Serie D, quindi è normale che è dura mandarla giù, è anche ovvio che gli errori ci sono stati, non siamo stati bravi noi a tirarci fuori, mi prendo le mie responsabilità da capitano, però penso che soprattutto oggi, ma anche il girone di ritorno, si è fatto di tutto per poter uscire da questa situazione, poi ci si è trovati qua in uno spareggio. Partita secca, può succedere di tutto, hai detto bene tu. Se magari fosse entrato il rigore di Verracchi poteva cambiare la partita, si allungava ai 120, magari. Ma parliamo anche dal primo minuto, perché il colpo di testa di Palma avevate appena mosso palla, quindi era il segnale che anche oggi poteva essere la giornata. No, avete cercato di capovolgerla ma non ci siete riusciti. Sì, è vero, abbiamo preso gol da una palla inattiva, e poi è normale, poi quando si è una squadra giovane, non si è pronti, magari anche se la reazione c'è stata, magari dentro di noi si scatena quel meccanismo, un po' la mentalità di vedere tutto sfumare, e quindi è stata più dura, anche se comunque non abbiamo mollato fino a quando non c'è stato il rigore del 2-0 per loro, che era appunto nei minuti di recupero, quindi sì, nella fase finale.
Alessandro, che dire, un dispiacere anche da chi ha visto la partita, perché avete dato tanto, probabilmente tutte e due le squadre meritavano la salvezza per ciò che avete fatto nel girone di ritorno, voi maggiormente per quello che avete fatto in questa gara. E niente, un grande in bocca al lupo, perché vedere nuovamente la Nuoresi in eccellenza fa male a tutti, fa male al calcio sardo e a voi che avete tentato, avete fatto di tutto per evitare questo risultato negativo. Sì, sì, sono d'accordo, e fa male, fa malissimo a noi che siamo dentro, fa male anche, fa male a tutti. Io personalmente mi prendo le mie responsabilità, mi scuso con tutti i tifosi. Però penso che ci sia da lavorare, le squadre sarde hanno assolutamente da lavorare. Ho letto proprio pochi giorni fa di un articolo sulla programmazione, è troppo importante, perché poi vuol dire che se nel nostro girone retrocedono 3 sarde su 4, vuol dire che un po' si è sbagliato, bisogna un po' cambiare la mentalità, un po' di programmazione. Insomma, bisogna un po' cambiare anche da questo punto di vista. Tra l'altro, chi è retroceso poi nel giro di ritorno ha fatto meglio di tante altre, rafforza questo concetto che bisogna creare la squadra da giugno e partire bene a luglio, cambiare poco a dicembre, perché poi è difficile reinventare una squadra. Sì, 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 è vero, è vero. È difficile perché poi quando cambi tanti giocatori a dicembre, cambi il mister, devi ricominciare da capo. Anche se fai bene, molte volte ti trovi troppo indietro da non poter recuperare. Nonostante anche il gruppo che ha lavorato da agosto abbia dato tutto, i mister che c'erano prima penso che abbiano lavorato per il bene di questa Nuorese. Quindi varie situazioni non hanno reso possibile questa salvezza, e purtroppo oggi partita secca, pur non giocando peggio di loro, abbiamo avuto questo insuccesso. Grazie Alessandro, in bocca al lupo. Grazie a voi.